Ah, ma lui in montagna dice come fa a stare vestito in quel modo quando io ho già freddo così, però forse è possibile dopo gli avvenimenti che succedono qua, però lo vedremo, lo vedremo. Per il momento possiamo andare un po' più avanti. Anche perché abbiamo reclutato nuovi personaggi, quindi va bene. Missione compiuta, andate a farvi una doccia. Adesso dobbiamo prepararci per un confronto diretto con il duca. Quindi ci sarà battaglia campale sicuro. Abbiamo sentito che l'operazione è stata un grande successo, Nova. Eseguita in maniera magistrale, comandante. Hai rimandato l'invasione imperiale per settimane, come minimo. Ci sono notizie dell'esercito di Kenan. Si stanno preparando per la marcia e arriveranno ad Abrabah tra diversi giorni. Adesso possiamo affrontare il duca nel pieno delle nostre forze. Voglio lavargli via quel ghigno dalla faccia con le sue stesse lacrime. Comunque, ho ancora due preoccupazioni: l'ordine di redivivi e la lentezza dell'esercito di Kenan. Avranno ancora problemi con la raccolta di provviste. Scusate l'intrusione. Ecco qua. Sì? Cosa c'è? Ho ricevuto un messaggio da parte dei perlustratori posizionati vicino al valico di Corona Bianca. L'impero sta preparando una costruzione su larga scala per aggirare il sentiero distrutto. Cosa? E quanto tempo ci vorrà prima che la completino? Hanno schierato tanti lavoratori e ingegneri. Direi che è solo questione di giorni prima che riescano a marciare verso Agrabah. Non può succedere. Che tu sia maledetto, Aldric. Aveva chiaramente previsto la possibilità che il valico potesse essere compromesso. Ma soprattutto, adesso sappiamo che il duca Aldric ha pieno controllo dell'impero e non ha paura di usare il suo nuovo potere. Abbiamo incontrato uno dei suoi genitori, dei suoi generali al valico. Ovviamente non era lì solo per guardarsi attorno. Electra, dov'è il tuo consigliere? Le truppe di Kenan ci raggiungeranno in tempo, giusto? Manderò un messaggio e gli chiederò di fare in fretta, maestà. Ma non sappiamo quale esercito raggiungerà le mura di Abrabah per primo. Se arrivano nello stesso momento, rovineranno i nostri piani. Dobbiamo rallentare l'impero. E cosa suggerisci di fare? Prendiamo le truppe che abbiamo e andiamo ad affrontarli. Così li rallenteremo e guadagneremo tempo. Quando avremo unito le truppe di Kenan, potremo dedicarci alla battaglia decisiva. È l'unica cosa che possiamo fare adesso, visto che non abbiamo più tempo. Ma riusciremo a vincere? Non ci sono certezze in battaglia, bisogna prendere il toro dalle corna o lasciarsi incornare. Sono d'accordo con la proposta del generale Electra, non abbiamo altra scelta. Sarà meglio prepararci, perché ci attendono delle giornate difficili, Nova. Già, dovevo prevederlo. Minchia. Quella infuriata. Odio, odio, odio quello stupido, il suo stupido sorrisetto schifoso. Non puoi farlo fuori con le parole, Periel. Beh, comunque ci proverò. Ad ogni modo, l'alleanza dovrà affrontare la prossima battaglia senza l'aiuto di Kenan. Preparo subito le truppe. Cassius, riguardo alla questione di cui abbiamo parlato... Sì, sire. Sua maestà, il re Yuma, ha deciso che l'alleanza avrà il controllo temporaneo dell'esercito di Euchiris. Il potere dell'impero è vasto. Non possiamo sconfiggerlo se continuiamo a comportarci come delle pecore con troppi pastori. D'ora in poi prenderò ordini da te. Va bene, Nova? So che sei capace di guidarci in questa battaglia e io voglio eliminare tutti gli ostacoli. Minchia! Proprio sottomessi! Grazie, Yuma. Re Yuma? Non c'è problema, Cassius. Allora includerò le forze di Euchiris nei miei preparativi. Comandante Nova, tu riposa. Ma voglio aiutarvi. Se vuoi aiutarci, sii pronto a entrare in azione nel momento cruciale. È questo che fa un vero leader. Non possiamo permetterti di collassare proprio nel grande giorno, no? Adesso vai. Via, show! È solo una mia impressione o sono stato appena cacciato? Non prenderla sul personale, siamo solo preoccupati per il nostro coraggioso leader. Già, adesso andiamo alla locanda e dormiamo un po'.
Va bene, direi che questa parte possiamo comunque farla tutta abbastanza centrale. Merige e gli altri dovrebbero aver finito con i preparativi. Ma come, ma non dovevo andare alla locanda? Vabbè. Perché, non lo so, questa impressione. Siamo, diciamo, in una parte, non dico finale, ma siamo comunque in una parte centrale della storia. Anche perché ancora dobbiamo buttare via i redi vivi, dobbiamo combattere contro gli zombie, contro i redi vivi. E poi unificare anche i dragoni e solo dopo poter tentare di invadere l'impero. Ma non siamo ancora in quella fase perché dobbiamo riconquistare anche tutta la parte, diciamo, di inizio gioco che era stata conquistata all'inizio. Sono in corso i preparativi, comandante Nova. I nostri esploratori ci hanno informato che l'esercito imperiale si sta avvicinando al punto di intercettazione. Dobbiamo sferrare un colpo potente, rallentarli e guadagnare abbastanza tempo da permettere all'esercito di Kenan di raggiungere Agrabah. È il nostro unico obiettivo. Arr, le navi che ci hanno portato qui erano spaventose, ma adesso che siamo sulla terraferma, gli squali saranno inarrestabili. Finché la guerra contro l'impero non sarà finita, sono ancora sotto contratto. Anche i guardiani stanno dalla tua parte. Aldric la pagherà per essersi preso la foresta. Io e Sylv, anzi, io e il carro armato ludico ti copriremo le spalle. Sono felice di lottare fianco a fianco un'altra volta. Adesso fuori di qui e distruggiamo quel brutto sorrisetto del duca. Marceremo vicino all'esercito di Norristar, comandante. Allora, un secondo, mi serve un po' di tempo però. Ma io posso ridistribuire le truppe? Io voglio ridistribuire le truppe. Cioè, non c'è la possibilità di fare come con Shuikoden 2? Niente, se è finito possiamo marciare. Va bene, oh, andiamo. Mi vendicherò di quei redi vivi per quello che hanno fatto a Yharnam. Non possiamo permettere che i crimini del duca Aldric... Forse lo posso fare durante la parte iniziale della battaglia, mi sa. Che c'erano i tenenti, i luogotenenti. Ecco qua, vedi? Oh, guarda che siamo bellini. Va bene, inizia. Ci siamo. Ascoltatemi, coraggiosi soldati di Norristar. Oggi fermeremo l'esercito imperiale. Le nazioni non dovranno più temere la loro crudeltà. Con questa battaglia cambieremo le sorti e sulla mia vita e il suo mio onore oggi vinceremo. Wow, che brava. Adesso vediamo se riusciamo a fare di meglio radunando le truppe, Nova. Giusto. Oggi fermiamo l'impero. Oggi difendiamo la gente che amiamo. Oggi vinciamo. Niente male. Un po' riduttivo forse? Andrà bene. Importa solo che sia piaciuto ai soldati. Eccoli là. Gli idioti che osano affrontare sua grazia adesso finiranno sul patibolo. Ascoltatemi, coraggiosi soldati. Oggi cammineremo sul sentiero illuminato dell'impero. Preparate i vostri cuori e lottate al mio fianco. Lottate per la gloria di Galdea. Eric non avrà l'ultima parola. Non oggi. Il duca ci osserva attentamente e sarò io a ottenere la vittoria. Eccolo qua. Dobbiamo rallentarli. Come avevamo discusso, dobbiamo focalizzarci sulle unità di Eric e Chapel. Se riusciamo a respingerne almeno una, avremo raggiunto il nostro obiettivo. E quando l'esercito di Kenan si unirà a noi sul campo di battaglia, potremo finalmente porre fine a questa guerra, una volta per tutte. Adesso lottiamo come leoni, comandante. Come leoni. Ok, quindi... Ok, io probabilmente generale nemico sconfitto. Electra o Nova eliminati. Allora, sarebbe più conveniente puntare lui. Perché lui ha soltanto due unità, lui ne ha tre. Quindi facciamo. Con Nova ci spostiamo di qua. Con lei ci spostiamo di qua. E con lei ci spostiamo di qua. Con lei ci spostiamo... Allora, con lei ci spostiamo qua. E con lui ci spostiamo qua. Poi con lui ci spostiamo qua. E con lui ci spostiamo... Fanculo.
E con lui ci spostiamo qua. Vedi, loro si stanno spostando. Chi sono questi? Ah, sempre... Guardate, da questa parte. I reti vivi? Sapevo che stavano lavorando assieme. Le nostre ossa e le nostre lame sono vostre, alleati dell'impero. Bene, adesso non fermatevi finché non avrete schiacciato quel verme della Lega. Mantenete la posizione, respingete l'impero. Questi rinforzi ci renderanno la vita difficile. Comunque, il loro legame è più fragile di quel che sembra. Forse possiamo sconfiggere il leader dei reti vivi e diffondere un po' di caos tra i loro ranghi. Aia. Elimina il generale nemico o Dirad. Electra o Nova eliminata. Ah, è cambiata la... È cambiata la situazione. Aia, quindi non devo più affrontare lui. Merda, dopo che mi sono spostato. Allora, qui spostiamo. Qui spostiamo. Qui spostiamo. E qui spostiamo pure. E qui ora dobbiamo rispostare tutti. Inche, il nemico c'è addosso. Aia. Male, malissimo. Con tutte le mie forze, con tutte le mie energie, io vi fermerò. Sua grazia mi ha ordinato di occupare questo territorio. La tua vita non vale nulla. Stiamo subendo parecchi danni. Allora, la loro unità di supporto... minchia, guarda quanti danni mi stanno facendo a Electra. Totsukeki! Ok, lui cosa aveva? Provoca. Va bene. Allora, tu sposta di qua. Tu sposta di qua. Tu sposta di qua. Tu sposta di qua. Sì, ora è un problema. Allora, assalto, infligge danno alla legione nemico adiacente, estrai, riduce per un turno, riduce l'esistenza nemica per un turno. Ah, qua possiamo resistere. Oddio, oddio, allora, facciamo così. Così noi ci difendiamo e praticamente stiamo fermi in questa posizione e ci facciamo attaccare. Ok. Li stanno attaccando col cannone runico. Olè. Così ora dopo possiamo praticamente contrattaccare. Noi qui stiamo distruggendo tutti. Ottimo. Quelle si sono ritirati. Noi qui stiamo andando piuttosto bene. Però mi sa che saremo noi a ritirarci. Però dopo non è un problema. Siamo in tre. Ok, si sono ritirati.
Ok, però vedi, ci siamo riuniti ora con loro. Perfetto. Ok, e ora qui balliamo la salsa. Comando regione, attira le regioni nemici, riduce difesa di un turno, quindi via. Ok. Poi, ripristina la resistenza della legione alleata nella tua zona. Ok, vai così. Benissimo. E qui aumentiamo l'attacco. Così loro sono costretti a venire praticamente verso di me. E noi li possiamo praticamente respingere. Noi invece qui cosa facciamo? Noi continuiamo ad attaccare. Cazzo ce ne frega. Noi siamo più forti. Qui spacchiamo tutto. E tu invece... prenditela con lei, che ti stai divertendo, ti stavi divertendo. Minchia, si sono uniti. Non me l'aspettavo questa. Segue il moccioso della montagna. Siano maledetti i tuoi occhi, è l'ultima volta che ostacoli sua grazia. Sbagliato, io guido l'alleanza e confermo che sarà il duca a cadere oggi. Madonna, che battaglia! Vai, spara col cannone. Che li stiamo massacrando. Qui invece noi pure qua li stiamo massacrando. Ok, noi siamo messi abbastanza bene. Madonna, a metà vita sono io. Madonna, battaglione qua, Incredibile battaglione qua. Però siamo messi meglio. Si ritirano loro, infatti. Noi siamo messi meglio. Siamo messi meglio. Ora c'è un problema, però, che siamo circondati praticamente da due. Quindi qui dobbiamo fare... qua... aumentiamo l'attacco. Poi con Reina aumentiamo la difesa. E qui invece infligge danni a una reazione. E qui invece facciamo la resistenza. Bene. Benissimo. Oh, tu continua ad ammazzarti qua, divertiti, fai quello che sai fare meglio. Qui provochiamo. Bene. Qua facciamo aumento di cavalleria. E qui cosa facciamo? Attacco tu l'hai già fatto. Boh, vabbè, andiamo. Ah, stanno fermi quelli. Che culo, meglio. Ah, forse perché più di 4 legioni non possono andare. Va bene, dai. E sono ormai praticamente morti. Questi ormai li abbiamo massacrati proprio. Ok, l'unità è stata sconfitta. Qui invece come siamo combinati? Ok, siamo in netto vantaggio. Olè, morti. Tutti morti. Cosa? Siete stati sconfitti. Mi sa che dobbiamo ritirarci velocemente. Era proprio quello che mi aspettavo da dei cadaveri. Tutte le truppe ritirate, ci raggrupperemo e riproveremo. Acchiappate, stronzi. Abbiamo vinto? Le forze imperiali si stanno ritirando. Ben fatto, la fase 1 dell'operazione Lacrime del Duca è stata completata. Ce l'abbiamo fatta, Nova! Proprio così. Comunque, abbiamo sferrato solo il primo colpo, quindi restate in guardia. Dia a tutte le truppe di prepararsi. Devono riformare le linee e attendere le forze di Kenan.
Quando arriveranno, condurremo la battaglia finale contro il Duca Aldrich e l'Impero. Vabbè, ma troppo facile così, però, C'è qualcosa che non va, Marriage? No, non può essere. Ecco, ora arriva il Duca con tutto l'esercito e facciamo la stessa scena dell'altra volta. Eccoli qua. Oddio. Ah, vero che loro avevano i mostri che poi li evocavano, tipo le summon. Avete radunato delle pecore e insegnato loro le basi del combattimento. E per questo motivo vi rendo omaggio. Cos'hai da dire, generale Electra di Norristar? E tu, comandante Nova dell'Alleanza? Volete un posto nel mio esercito quando avrò finalmente sottomesso la Lega delle Nazioni? La guerra non finisce mai e servono sempre delle nuove leve. Finché vivrò, sua grazia, non commetterò altri errori. Minchia! Il Duca Aldrich è già arrivato. Bella veloce questa manovra militare. Quindi generale supremo non è solo un titolo estroso. Maledetto. Ok, nessuno vuole parlare di quel drago gigante? Come diavolo fa ad avere quella cosa? Se devo tirare a indovinare, quella creatura sarà il risultato della ricerca che il Duca ha condotto con le lenti grezze. Quando ci siamo infiltrati nel suo laboratorio, abbiamo visto queste creature tenute come schiavi. Quindi lo stanno controllando. Generale Electra, è meglio ritirarci mentre... Generale Electra, signora, c'è un messaggio dall'esercito di Kenan. Non sono molto lontani. Fantastiche notizie. A tutte le unità, stringete la formazione. Lanceremo un contrattacco non appena arriveranno. Mandate un messaggio a Kenan. Generale, penso che per il momento sia più saggio ritirarsi. Ne va della sicurezza di Abrabalt. Proprio adesso che abbiamo la testa del Duca a portata di mano? È il giudizio finale che ti manca o la stima per le mie truppe? O forse sei solo arrogante? Potremmo non avere occasione migliore, quindi ci uniremo all'esercito di Kenan e attaccheremo con tutta la nostra forza. Ascoltalo. Marriage, cosa ne pensi? Quello che dice il generale Electra ha senso. Non importa quanto rischiamo, potrebbe essere davvero la nostra ultima occasione. La cosa peggiore da fare adesso è litigare sulla strategia e creare divisioni interne. Avevamo detto che ci sono troppi pastori, giusto? Essere pronto a tutto fa parte del mio lavoro, ed è questo che farò. La Lega non impara mai. Ah, legione di Electra contro il Duca Aldrich. Raduno con forze di Kenan effettuato, Electra o Nova eliminati. Aia. Allora, informazioni sull'area, campo innevato, arcieri e attacco magico. Ah, ecco, vedi, sono più forti. Ciao, Yunina. Sono più forti gli arcieri e i maghi qua. Ah, ma qui forse possiamo reclutare il generale, Tu cos'hai? Tutta cavalleria. Dio, ma il Duca Aldrich è scarsino come unità. Pensavo fosse molto meglio. Va bene, e noi allora... Aspetta, comando... li riabbiamo tutti i comandi. Ah, vabbè, allora easy, dai. Allora easy, siamo messi easy proprio. Va bene, per ora stiamo fermi qua. Non abbiamo motivo di avanzare. Sono loro che devono venire da noi. Allora, qui siamo 3 contro 3, qui 2 contro 2 e qui 2 contro 2. Va bene, vai, avanzate. Dov'è Kenan? Da quello che ha detto il messaggero dovrebbero arrivare a breve. Eccoli. Li vedo, re. Valmoris, siamo arrivati in tempo. Sono qui. È arrivato l'esercito di Kenan. Forse adesso potremmo combattere alla pari. Sì, cambiamo le carte in tavola. Bene, prima di tutto dobbiamo unire le nostre truppe.
Quindi ora si uniscono. Ah. Durante la battaglia, così? C'è un messaggio del generale Electra, Sire. Vuole che uniamo le nostre truppe il prima possibile per lanciare un contrattacco. Sono riusciti a resistere. Avremmo perso il nostro onore se una volta arrivati avremmo trovato gli alleati sconfitti. Re Valmoris. È incredibile che siano ancora in piedi. Ma secondo me sto Valmoris è un po' stronzo, perché non mi sembra tanto entusiasta di combattere. Non lo so. Sembra quasi che se ne stia fottendo. Davvero, Sire. Gli sforzi continui di riorganizzazione dei soldati sono stati ricompensati. Ma come fanno a essere ancora in piedi? Vedi? Cioè, lui pensava che sarebbero morti. Pensavo che a quest'ora avremmo già risolto la questione. Ma purtroppo dobbiamo accontentarci delle carte che sono sul tavolo. Sire? Avvisa i capitani dragoni di ogni squadrone. Fate partire l'attacco contro l'esercito di Norristar. Contro l'esercito di Norristar. Non ammetto errori. Dobbiamo attaccare. Cosa dice Re Valmoris? Togliti quell'espressione stupefatta dal volto. Abbiamo già combattuto contro i Norristariani, no? Certo, Sire, ma senza dubbio questo è il momento e il posto peggiore per creare screzi con i nostri alleati, no? Sembra che tu stia mettendo in dubbio i miei ordini. Hai giurato fedeltà al re o no? Ma Sire, oddio, li tradiscono. Non mi dica che ha parlato con il duca Aldric per tutto questo tempo. Aldric ha una chiara visione del futuro e le sue ambizioni non si limitano all'annessione della Lega alle Nazioni. È meglio unirsi a lui che stare con quell'imbecille di Sales Balrant. Con la nostra nuova unione, il duca concederà ai dragonidi il dominio su tutti i territori della Lega. Adesso fai quello che dico e dai l'ordine. Generale Vordis, ascolta, un dragonido non può infrangere il giuramento inviolabile. Bah, raduna i messaggeri, ho ordini per i capitani dragoni. Generale Vordis. Madonna, che pezzo di merda. Ed io lo sapevo che... Lo sapevo che... Per questo loro hanno ostentato questo ritardo. Cioè, loro praticamente si sono dati fuoco da soli alle provviste e hanno rallentato l'avanzata proprio per non aiutarci. Per dire, così le ammazzano loro e noi ci leviamo il pensiero. Dobbiamo solo sconfiggere il duca? Sì... mi chiedo perché l'esercito di Kenna si stia comportando in maniera così imprevedibile proprio adesso. Già, non ti piacerà la risposta, amico. Di che stai parlando? Ho fatto un po' di ricognizione come mi era stato richiesto. Il re di Kenan ha dato ordine alle sue squadre, ma gli ha detto di attaccare Norristar. Cosa? No, no, non oserebbe. Comandante Nova, se continuiamo a starcene con le mani in mano... Lo so. Fai quello che devi. Dobbiamo informare l'esercito di Norristar, così potranno ritirarsi prima di essere eliminati. Generale Electra, falli ritirare immediatamente. Kenan ci ha traditi. Cosa? No, è assurdo. Ma ne sei sicuro, maestro Merridge? Ne sono più che sicuro, generale. Era strano che l'impero sapesse della nostra operazione nel valico di Corona Bianca e sospettavo ci fosse una talpa. Purtroppo i perlustratori l'hanno confermato. Bisogna agire in fretta prima di rimanere intrappolati tra di loro. Tutte le truppe ritirate! Ritiratevi subito! Quindi hanno finalmente capito e non hanno neanche perso tempo. Chi li consiglia deve essere davvero furbo. Gli diamo la caccia, sua grazia? No. Lascia che ci pensi l'esercito di Kenan. Abbiamo già sfinito le nostre truppe. Riforma le linee e lascia riposare i soldati. Quindi li lasciamo andare. Oh, ho già dato disposizioni. La nostra vittoria è garantita. Quindi ora dobbiamo combattere contro i draconici. Spiegati, Electra, perché te ne sei tornato a casa con la coda tra le gambe? Mi dispiace, maestà. L'esercito di Kenan ci ha traditi e io non l'avevo previsto. Siamo riusciti a fuggire grazie al suggerimento del maestro Merridge, ma i caduti per mano dei dragoniti non sono pochi. Sapevo che non dovevo fidarmi di quel furfante di Valmoris. E allora, cosa consigli di fare? Anche se siamo riusciti a seminare gli uomini di Kenan, gli eserciti imperiali e quelli dei redi vivi presto saranno qui.
E se ciò dovesse accadere, la cosa migliore sarebbe fuggire e salvare più truppe possibili in attesa di una nuova occasione. Allora procedi, ordina la fuga e preparaci per la partenza. Ma Resalas, cosa ne sarà della gente di Atrabat? Non li abbandoneremo, giusto? Se ti preoccupano così tanto i cittadini, resta tu a difenderli. Anzi, sì, ti ordino di restare qui a difendere la città. Ma sono tutti impazziti? Ma che razza di ordine stupido ed egoistema è questo? Madonna, queste vignette che si muovono. C'è bisogno del generale Cancelli. Cos'è successo? Sono qui, signora. Scappate, mettetevi in salvo. Forza, i galdeani stanno arrivando. Ma dei vecchietti come corrono? Oh. Cos'è quella cosa? Le loro urla sono squisite. Musica per le mie orecchie, una vera delizia. Mi prenderò le loro vite e darò il piacere di unirsi ai miei amati cadaveri. Ci sono dei mostri che stanno bloccando i cancelli. Sembrano redivivi e i morti viventi stanno apparendo in tutta la città. Stai dicendo che tutti i cancelli sono bloccati? No, maestà. Ma ci sono dei mostri ai cancelli sud, est e ovest, ma quello del castello non è ancora stato bloccato. E allora sarà la nostra via di fuga. Ma i cittadini non sanno cosa sta accadendo, maestà. Si stanno facendo prendere dal panico. Se non interveniamo troveranno quei demoni ai cancelli, ci sarà un massacro. E non abbiamo tempo per preoccuparcene. Electra, Nowa, fate come volete. Madonna mia. Beh, comandante, fuggiamo con lui? La fuga è la soluzione più saggia, proprio come ha detto il re Sallas. No. Libereremo prima i cancelli così da dare una possibilità alla gente di fuggire. Sarei una stratega negligente se non chiedessi al leader dell'alleanza di pensare prima alla sua sicurezza. Ci serve in vita per portare avanti la battaglia. La risposta è no. Ha fatto la sua scelta, Merridge. Nessuno è sorpreso. Bene, e allora ci vorrà troppo tempo per mobilitare le nostre forze. Quindi sarà meglio mandare delle piccole squadre a sconfiggere i mostri davanti a ogni cancello, va bene? Ah, quindi di nuovo separazione. Un approccio personale è sempre meglio di una guerra su larga scala. Proprio un'affermazione tipica di Nova. Sì. Mi sa che potrebbe servirti un altro ficcanaso. Potete contare su di me. Vedo che ha contagiato anche il tenente. Dobbiamo occuparci dei tre cancelli, giusto? Io e Wave prenderemo l'ultimo. Certo, questa città si è presa cura di noi e dobbiamo sdebitarci. Sì, ma non voglio che ci disperdiamo una volta che sarà tutto finito. Dopo aver liberato i cancelli, radiniamoci qui per aiutare le altre truppe a fuggire. Sono d'accordo. Io cerco di radunare più soldati possibili e mi preparo per la partenza. Già immagino sarebbe sbagliato non attendere che tornino tutti. Grazie a tutti. Io resto qui e difendo il castello finché non siamo pronti a partire. Buona fortuna, Electra. Lotta come una valchiria, generale.